Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Siamo nel luogo più sacro della cittadina di Fatima, dove la Madonna si è manifestata ai pastorelli. Viviamo questa celebrazione eucaristica con grande fede interiore, portando nel cuore e nella memoria tutte le persone care che abbiamo lasciato nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, portando davanti al Signore anche le intenzioni che ci sono care nel cuore, soprattutto quelle personali, quelle di vita cristiana. Fatima è il luogo dove la Madonna ci risana dalle nostre malattie spirituali, le malattie del cuore, quelle che feriscono spesso in profondità la nostra vita e ci rendono infelici, ci rendono schiavi. Domandiamo a Maria Santissima, con la fede e la devozione dei pastorelli di Fatima, di essere purificati, di essere sanati da queste malattie del cuore e dell'anima, per poter vivere la nostra vita cristiana nell'impegno, nella responsabilità che ci corrisponde, con fedeltà, con autenticità cristiana, per essere nella Chiesa e nel mondo oggi dei testimoni credibili della fede che professiamo nel nostro credo. La liturgia all'inizio di ogni celebrazione ci domanda di porci davanti alla maestà di Dio, di fatto al cuore misericordioso di Dio che ci scruta in profondità, che vede i nostri peccati, le nostre debolezze, tutta quella umana fragilità che ci portiamo nel nostro camminare quotidiano. Con grande umiltà e fiducia diciamo al Signore la nostra pena per avere offeso la bontà e la infinita misericordia del Padre e domandiamo perdono, certi che la misericordia del Signore ci risana e ci purifica. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più.
Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei l'onore del nostro popolo. Alleluia, alleluia. Beata sei tu, o Vergine Maria, o degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. La parola di Dio ci dà in questo momento l'oggetto di riflessione e di ispirazione per vivere questa grazia di essere alla presenza di Maria Santissima con profondità di cuore, con intensità di affetti. Il Vangelo ci ricorda la consegna che Gesù fa di Maria Santissima come nostra madre. Disse Gesù dalla croce al discepolo Giovanni: ecco tua madre. Papa Francesco, quando venne nel centenario a visitare la Madonna di Fatima, disse un concetto, una realtà interiore che dobbiamo veramente portare nel nostro cuore. Noi, disse il Papa, abbiamo una madre. E si riferiva a Papa Francesco esattamente a questo testo di Giovanni: ecco tua madre. Noi, discepoli di Gesù, abbiamo una madre a cui portiamo la nostra vita, portiamo le nostre lacrime, portiamo le nostre oscurità, portiamo talvolta anche i nostri peccati, le nostre miserie.
perché quando siamo in presenza della Madre, noi non possiamo essere nella doppiezza del cuore, non possiamo nascondere la nostra realtà umana che è spesso fatta di sacrificio, di sofferenza, di tristezze, e non possiamo nascondere davanti alla Madre anche quella nostra realtà spirituale forse più profonda e più povera, che è la nostra debolezza interiore, la nostra inclinazione al male e soprattutto il nostro peccato. Dobbiamo tuttavia ricordare davanti a Maria Santissima che lei è Madre nostra. Abbiamo una Madre a cui portiamo la nostra vita, portiamo tutto ciò che, direi, non c'è giorno quasi nelle nostre giornate in cui non ci sia qualche nube che oscura il nostro sguardo, e anche non ci sono giornate in cui alla presenza di Dio nostro Padre non dimostriamo a Lui le nostre debolezze, le nostre infedeltà. La vita ci prova, la vita talvolta ci umilia, la vita ci fa sentire il peso di questa valle di lacrime a cui apparteniamo e ci fa sentire anche quella debolezza profonda che il nostro peccato ci ha lasciato, e una ferita permanente che ci inclina al male. Davanti alla Madonna, appunto, che ci è Madre, noi imploriamo la consolazione, il soccorso, il conforto. Noi sappiamo che la mamma non ci può dare la grazia di essere sempre liberati dai nostri mali, dalle nostre sofferenze, però tante volte ci dice di farci coraggio, e quella parola materna ci tocca il cuore, ci permette di sentire che insieme appunto alla Madre noi possiamo camminare nella vita. L'essere asciugati, come dice il testo dell'Apocalisse, dalle lacrime. Non ci saranno più lacrime nella città di Dio, nella nuova Gerusalemme, dice il testo dell'Apocalisse. Ebbene, il conforto che ci dà la Madre è molto importante per la nostra vita, e noi dobbiamo chiedere alla Madonna di Fatima, in questa visita, di sentire sempre la sua presenza, di sentire sempre il suo conforto, anche se talvolta la vita ci prova nel corpo, nel cuore, nello spirito. Sentire che essa cammina con noi, perché essa ai piedi della croce ha provato quella sofferenza la più grande che una madre possa provare, la perdita del suo figlio. E a Maria Santissima dobbiamo poi chiedere di sentire sempre la tristezza del peccato. Il messaggio di Fatima è proprio questo. Non ci dobbiamo chiudere lo sguardo di fronte alle nostre miserie, dobbiamo riconoscerle, dobbiamo chiedere il perdono a Dio e dobbiamo implorare da Maria Santissima di sentire sempre, sempre la tristezza del peccato che ci portiamo. E la grazia che imploriamo da Maria Santissima di implorare il perdono e la misericordia. A Maria Santissima chiediamo oggi il dono della consolazione, il dono che le nostre lacrime siano asciugate e possiamo portare i pesi e le croci della vita con la consolazione che ci viene dalla fede. E secondo, chiediamo di sentire sempre di fronte alla nostra debolezza, alla nostra miseria, al nostro peccato, il desiderio di tornare al Signore, di essere perdonati e di perseverare
in questa fedeltà alla grazia del Signore che ci offre sempre, sempre il perdono. Ricordiamo il messaggio di Papa Francesco: proprio in questa piazza abbiamo una madre. Profittiamo di questo dono che la nostra fede ci dà per sentire la consolazione e la gioia nella fede e per essere sempre protetti da tutte le malattie spirituali, quelle del peccato che offuscano e danno le tristezze più profonde alla nostra vita. In questo luogo santo dove la Vergine Santissima apparve, preghiamo, fratelli e sorelle, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre Maria Santissima, la madre del suo figlio Gesù. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia, la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea, per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria coloro che cercano Cristo li incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Quando nell'ombra cade la sera, ecco questo madre, la mia preghiera fa pura. Maria.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, o Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia infinita i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, e così segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento di amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, il Cardinale Stella che preside questa Eucaristia e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della croce è il sangue di Gesù. E questo pane vino è Cristo in mezzo a noi. Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto guidi noi, che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione finale su di noi, Sua Eminenza il Cardinale Beniamino Stella, che presiede l'Eucaristia, benedice anche tutti gli oggetti religiosi che avete portato. Preghiamo.
O Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi, affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso, per Cristo nostro Signore. Avendo il dono, la grazia di trovarci in questo luogo benedetto, innalziamo alla nostra Madre del Cielo, la Vergine che qui è apparsa, una preghiera di consacrazione. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima, e alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Che ha fatto il cielo e la terra. Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discende su di noi e con noi rimanga sempre. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Dia. Ave, ave, ave Maria, ave. Sincero.